E poi vai Elvira, raccontaci qualcosa della tua elezione e soprattutto è stato difficile trovare il vestito quando ti sei presentata, perché oggi alcune hanno trovato delle difficoltà. Io sono stata abbastanza fortunata, nel senso che l'ho trovato abbastanza in fretta e devo dire che mi sono divertita tantissimo. L'ho vissuta come un gioco e mi sono divertita dal primo all'ultimo giorno. Bravissima Elvira, Cinzia, come nacque l'idea? Ma veramente insieme alla mia più cara amica abbiamo deciso di fare questa cosa insieme, quindi ci siamo presentate a questa, diciamo, concorso, ma in realtà è un ricordo. Brava. Maria Grazia, vuoi dirci qualcosa? Qualcosa di quella sera quando ti elessero? Te l'aspettavi? No, aspettare no, però diciamo un ricordo bellissimo, un'emozione unica che può capire solo chi indossa almeno una volta nella vita l'abito di Graziella. Ringrazio Assunta Vignali per aver diviso con me questa magnifica esperienza. Nancy, a te voglio chiedere, ma ancora oggi ti riconoscono come Graziella, nel senso lo sanno, oppure poi si dimentica questa cosa? No, si dimentica. No, però non è Per te molto. ovviamente è stata una Per cosa. me è stato, cioè, è tuttora un ricordo bellissimo che conservo gelosamente. Ilaria, un consiglio, dicevo pure prima, alle Grazielle di domani, un consiglio soprattutto di come sentirsi e di come indossare questo vestito straordinario. Allora, riguardo la serata, essere serene e tranquille tra di loro, cioè io ricordo la vivevo serenamente, non per vincere, ma per partecipare, quello è l'importante, lo dicevo anche quando sono stata eletta. Già indossare il vestito è una vittoria, perché non tutti hanno la possibilità di trovarlo facilmente e di poterlo indossare, quindi già quello è un punto di partenza. Federica, Graziella 2010, con lei abbiamo iniziato un percorso diverso quest'anno, d'accordo con l'assessore Borgogna, abbiamo deciso di valorizzare anche la Graziella dell'anno precedente, tant'è vero che Federica sta facendo insieme a noi questo percorso, insieme alle altre Grazielle, e quindi sei un po' la matrina delle Grazielle di domani, quindi diciamole qualcosa a queste ragazze. A me è un po' come rivivere l'esperienza dell'anno scorso, rifacendo appunto questo percorso con le Bene, allora io ringrazio queste magnifiche ragazze, Grazielle 2010, cioè degli anni 2000, no, Federica 2010, Grazielle degli anni 2000, un in bocca al lupo, ovviamente successi nella vita e soprattutto un caloroso applauso dal popolo di Procida. Sarete ricordate come le Grazielle di Procida, ecco. Grazie, grazie a tutte voi, c'è l'omaggio floreale dei ragazzi, una rosa per voi. Allora, salutiamo il pubblico, andiamo via velocemente perché c'è l'ultimo momento, c'è il penultimo, anzi, momento di danza contemporanea perché siamo negli anni 2000. È lo scoglio dove sono cresciuta, dove abitano i ricordi di una vita. C'è il muretto dove mi sono sbucciata il ginocchio, il prato della scuola materna con il pavone, la scuola di una passione e il belvedere dove ho dato il primo bacio. Insomma, Procida è parte di me. Vedere un'alba dal mio terrazzo o aspettare il sole che cali, sdraiati sulla sabbia, sono emozioni uniche. Il tramonto è bello solo se è a Lido, la pizza è buona solo da Girone. Non è Pasqua se non si passano intere giornate nei capannoni dei misteri. Non è tradizione se quando stai al belvedere dei cannoni non ti affacci per cercare di intravedere le ancore dei saraceni. Non è Procida se a volte non si raccoglie la spazzatura. Non è Procida se non ti rubi la statua della piazza. Thank you.
A volte mi sento isolata, isolata dalla civiltà. Ma sono proprio questi momenti di sfiducia che ho verso la mia isola che mi stimolano a pensare positivo. E allora me ne vado sul terrazzo della scuola. Da lì posso ammirare dall'alto il porto, la spiaggia e soprattutto il mare, che mi dà un senso di infinito. Oppure scendo la Coricella, dove dal basso ammiro i vecchissimi palazzi, dove, distratta da qualche antenna satellitare, sembra che il tempo si sia fermato. Talvolta c'è la voglia di scappare, e so che lo farò, ma per ammirare un volo di gabbiani, i loro strilli rauchi, per ascoltare la storia di Giuditta e Giovanni, per toccare con mano la vecchia e rarissima seta del vestito della Graziella, devo tornare qui, qui dove i miei ricordi sono vivi, come quando mio nonno mi insegnava a riparare le reti da pesca, a distinguere i venti, la spiaggia dove papà mi insegnava a nuotare. Poi ci sono i posti dove incontro gli amici d'estate, il Giallino, che è la gelateria più buona di Procida, la scuola di danza, quella strada principalmente in salita che ormai potrei percorrere ad occhi chiusi anche al contrario, dove risiedono i miei pianti, le mie grida di dolore ma anche di esultanza. Insomma, una vita passata sullo scoglio più bello che ci possa essere. Non è per niente perfetto, ma è il luogo che mi ha fatto crescere, divertire, insegnato tante cose. Mi ha fatto anche del male, ma è grazie a lui che ora sono quello che sono. Salire perché hai riunito tutte le ragazze. Sostanza dei giorni miei.
te che hai preso la mia vita, mi hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho vista piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti se cento di un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei essenzialmente sei sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. Coreografie erano di Marianna Zerbina, a cui facciamo un grande applauso. Ringraziamo i Pick Up per averci offerto questo momento musicale e terminiamo la serata con questo omaggio di danza contemporanea, ma anche di danza del futuro, che ha come elemento proprio il passare del tempo. Quindi dedicata a questi 60 anni, questa performance eccezionale di Agnese Viviana Perrella, Valeria D'Antonio, Alessia Andrea, eccole qua. Sono amiche dell'isola di Procida, ci vengono qui da tanti anni e la amano.